dopo un lungo attento le forze che sono destinate. Questo potere è solo quello dell'immenso, anche direi al soprattutto del popolo italiano. Monaco, 17 ottobre 1946. Alle prime luci dell'alba giungono nel cimitero situato nella parte orientale della città 12 salme. Devono essere cremate. Ufficialmente si tratta dei resti di soldati americani. In realtà sono i corpi dei criminali di guerra impiccati dopo la sentenza del processo di Norimberga. La cremazione deve avvenire con la massima discrezione. Fra questi 12 corpi c'è quello di uno dei più influenti manager di Hitler. Un uomo che ha mantenuto il suo potere fino agli ultimi giorni del Terzo Reich è il generale Alfred Jodl, 56 anni, una famiglia felice ed un grande carisma. Ha partecipato alle più importanti operazioni militari durante i 60 mesi di una guerra che ha varcato tutti i confini e ha provocato immani distruzioni. Crimini smisurati. Milioni di morti. Ancora oggi la storia di Alfred Jodl è piena di misteri. Il generale è stato un avversario del nazismo, voleva fare solo il suo dovere di ufficiale, ma i giudici del Tribunale Internazionale lo hanno ritenuto colpevole, una sentenza che molti non condividono. Si sono serviti di una giustizia vendicativa. Non è corretto giudicare in modo retroattivo, in base a leggi scritte dopo. Una sentenza controversa anche per i vincitori. È stato giudicato un uomo che ha preferito chiudere gli occhi di fronte ai crimini del nazismo e dimenticare i suoi principi morali. Jodl fu condannato a morte. E credo sia stata una sentenza giusta. Umanamente può anche dispiacere. Il fatto è che quando in ballo ci sono crimini come quelli, non può esserci alcuna pietà. Nessuna pietà dunque, neanche per Alfred Jodl, il più influente consigliere militare dello Stato Maggiore nazista. E proprio con la sua storia così controversa prosegue la nostra serie dedicata ai manager di Hitler. Jodl, brillante stratega e ufficiale di vecchio stampo, è rimasto al fianco di Hitler fino alla fine. E poi a Norimberga il suo atteggiamento è stato un atteggiamento sprezzante nei confronti della corte e la sua ostinata difesa hanno suscitato più di un interrogativo. Si può essere gli esecutori innocenti di un ordine criminale e della sorte dei milioni di deportati nei campi di sterminio? Che cosa ne sapeva? Jodl sapeva delle esecuzioni sommarie in Russia. Insomma, quella che vogliamo raccontarvi oggi è la storia di una fedeltà assoluta, alimentata da trionfi effimeri e votata a un fatale destino di morte. La carriera di Alfred Jodl è stata fulminante malgrado le origini. Era nato il 10 maggio del 1890 a Würzburg, in Baviera. Fino all'adolescenza porterà il cognome della madre, Baumgärtler. Therese, figlia di un mugnaio, non è considerata degna di sposare un ufficiale. Dopo molti anni il padre di Alfred si congeda dall'esercito, sposa la ragazza e infine adotta il figlio illegittimo. Le rigide regole morali del tempo non lasciavano alternative. Un'infanzia difficile per un bambino solitario e introverso. Giugno 1903, Alfred ha 13 anni. Entra nella scuola cadetti dove il primo anno non supererà la prova d'esame, ma in occasione delle cerimonie ufficiali è chiamato a fare il paggio del re. Nei mesi estivi la famiglia Jodl trascorre le vacanze in montagna, sulle Alpi bavaresi. Alfred coltiva la passione per l'alpinismo, uno sport che influenzerà in modo decisivo la sua personalità.
Come scriverà più tardi, il cameratismo fra scalatori è stato decisivo nella sua formazione. La solidarietà fra scalatori è la cosa più naturale e più bella da conquistare. È una solidarietà che si basa sul principio di dover sostenere chi rischia di cadere. Allargando questo principio al rapporto di Jodl con Hitler, è evidente che l'alpinismo fu per lui quasi un'esperienza propedeutica. Il futuro professionale del cadetto sembra già scritto. Vuole seguire le orme paterne e servire come ufficiale il re. 1910, Alfred Jodl diventa allievo ufficiale del 4° reggimento di artiglieria ad Augusta. Proprio ad Augusta, durante un ballo, conosce Irma von Bullion. Ha 5 anni più di lui, ma per il giovane Alfred è amore a prima vista. Nel 1913 i due si sposano. Un anno dopo, il sottotenente Jodl parte per la Prima Guerra Mondiale. Come ufficiale d'artiglieria non deve combattere in prima linea. L'orrore della trincea gli viene risparmiato. Forse per questo scrive lettere serene ed ottimiste. La vita militare è una cosa che ho nel sangue. L'ex paggio del re affronta con serenità anche il crollo della monarchia. È la fine di un'epoca, ma Jodl non ha rimpianti. Le teste coronate non sono riuscite a creare una nazione unita. È giunto il momento di creare un nuovo ordine. Contrariamente a molti reduci della Grande Guerra, Jodl non nutre simpatie per il nazionalismo della destra, ma crede nella Repubblica e intende servirla con fedeltà. Non il cuore ma la ragione gli impone di proteggere i principi costituzionali. Jodl era senza dubbio un democratico. L'idea di democrazia non era affatto estranea alla sua formazione. Tuttavia provava repulsione per le dinamiche partitiche e avversava fortemente il movimento nazionalsocialista. Jodl ha un'origine, una formazione professionale che è simile a quella di tanti ufficiali dell'esercito tedesco che ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Anzi, più che tedesco dovremmo dire l'esercito bavarese, perché aveva un unico caso nell'impero tedesco, una sua struttura a parte. Ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale come ufficiale di artiglieria. È stato fra i fortunati che sono stati poi riassunti nell'esercito della Repubblica, perché ha lasciato fuori, credo, quasi 2/3 del corpo ufficiali precedente. Ha seguito, così come si poteva, nel rispetto delle norme che il Trattato di Pace imponeva, una preparazione di Stato Maggiore, cioè corsi di Stato Maggiore. Si è trovato per conoscenza e per occasione poi a lavorare in quello che era il cervello di questo esercito occulto che si nascondeva sotto le strutture ufficialmente consentite, e cioè una specie di ministero della guerra o di ufficio truppe, nel quale appunto curava tutti gli aspetti della difesa del paese, quindi non solo l'esercito, ma tutto quello che potesse servire a costituire un nuovo esercito o a rafforzare l'esercito esistente. . 1932, durante la Repubblica di Weimar, Jodl fa una brillante carriera che culmina con un importante incarico al ministero. A Berlino il giovane bavarese si distingue per il suo zelo di chiaro stampo prussiano. Quando nel 1933 Hitler sale al potere, Jodl, repubblicano per scelta ideologica, è inorridito. Al raduno di Potsdam, dove l'esercito del Reich è chiamato a dichiarare il proprio sostegno al nuovo regime, Jodl afferma: in base alle leggi vigenti, Adolf Hitler è chiamato a governare il Reich. Noi dobbiamo obbedire e compiere il nostro dovere. Questa è la sua posizione ufficiale davanti ai suoi soldati, ma in privato confida ad un'amica. La prego, non si faccia abbindolare da questo ciarlatano. Jodl è combattuto fra la lealtà e le sue convinzioni personali. Dal matrimonio con Irma non nasceranno figli. La sposa sembra avere a cuore soprattutto la carriera di suo marito. Una storia d'amore finita in pochi anni. Il loro rapporto si era inaridito. Certo, andavano abbastanza d'accordo. Ma ad esempio io non li ho mai visti baciarsi.
né scambiarsi tenerezze o gesti affettuosi. Del resto Irma non era una donna molto dolce, ma invece è stata una compagna molto stimolante. Si è sempre adoperata per favorire la carriera di Alfred. A Berlino Jodl conosce una ragazza, Luise von Benda. Ha solo 27 anni e fa la segretaria nello stesso ministero di Alfred. Anche Luise ama cavalcare nei boschi. Irma comprende e tace. Irma non poteva più offrire ad Alfred l'amore. Ma era davvero una donna intelligente. E diceva: questa storia può giovare al mio matrimonio. Vada pure a cavallo con Luise. Perché dovrei impedirlo? I successi del nuovo cancelliere entusiasmano Jodl. Quando nel 38 le truppe tedesche entrano nella regione dei Sudeti, Alfred ha già raggiunto il grado di colonnello ed è totalmente allineato con i progetti di Hitler. Il riarmo e le conquiste apparentemente pacifiche del regime nazista hanno fugato ogni dubbio. Jodl scrive: dobbiamo solo sperare che ora anche i più scettici si ricredano. Il genio del Führer e la sua determinazione nel non arretrare neanche di fronte ad un conflitto mondiale sono risultate armi vincenti ancora una volta. Era inconcepibile. Inconcepibile. Fu il sopravvento dell'irrazionalità pura in un uomo che rinunciava ai principi nei quali si era formato, ossia giudicare le situazioni nel modo più obiettivo e lucido possibile. Ricostituire un grande esercito vuol dire che il corpo ufficiali grosso modo triplica in numero. Vuol dire che quello che i militari non avevano mai accettato, una sconfitta che non sentivano propria di esercito, ma sentivano come una sconfitta politica del governo, veniva cancellata. E questo sarà molto importante per Jodl negli anni a venire. Lui dirà sempre che tutto quello che vuole è che non si verifichi una situazione come quella del 1918, quando lo Stato, secondo lui, è crollato e crollando ha trascinato l'esercito della rovina. È un rovesciamento di prospettiva totale. Quindi non è l'esercito che non è stato capace di vincere e ha rovinato lo Stato, è lo Stato che non è stato capace di resistere e ha rovinato l'esercito. Autunno 1938. Jodl è nominato comandante d'artiglieria a Linz. Ora non vuole più ammettere che Hitler sta scatenando una guerra che non riuscirà a vincere. Inoltre sembra voler ignorare gli aspetti più orribili della dittatura hitleriana. A Vienna vivono più di 150.000 ebrei. Una presenza diventata improvvisamente non gradita. Il regime nazista umilia e depreda gli ebrei. Li rinchiude nelle carceri. Nei diari e nelle lettere di Jodl non c'è alcun accenno a questa violenza. Pochi mesi dopo, nel 1939, diventa generale di brigata nell'OKW, il comando supremo della Wehrmacht. Ora dirige le operazioni sul fronte orientale. L'aggressione alla Polonia è l'inizio della fine, ma in Germania quasi nessuno sembra capire. Jodl obbedisce. Sul famoso treno del Führer, il convoglio privato di Hitler diretto al fronte, Jodl deve affrontare il giudizio del dittatore nazista. Ora è il rappresentante del comando supremo della Wehrmacht. Spetta a lui illustrare la situazione militare sulla mappa. Hitler non sembra granché impressionato dal suo nuovo aiutante. Il motto è astenersi dai consigli. Il generale Jodl deve solo eseguire gli ordini di Hitler. La rapidità della vittoria esalta il protagonismo del Führer. Hitler ha deciso che la prossima volta non lascerà la guida ai suoi generali. Vuole essere lui il condottiero supremo. Esautora di fatto i vertici delle forze armate. Per far questo avrà bisogno della fedeltà del comando supremo della Wehrmacht e di questo taciturno generale bavarese, di nome Alfred Jodl. Jodl è orgoglioso del suo ruolo di manager militare, ma soprattutto del rapporto diretto che avrà con Hitler durante la prossima campagna di guerra.
dovrà essere un'offensiva senza precedenti, basata su una perfetta collaborazione fra aeronautica, marina ed esercito. Ora gli altezzosi generali prussiani devono subire un vero e proprio affronto. Li comandano un bavarese, Alfred Jodl, e un austriaco, Adolf Hitler. Hitler intende occupare Norvegia e Danimarca. Vuole impadronirsi dei giacimenti minerari e delle basi d'appoggio per la marina militare. Ma vuole anche lanciare un segnale all'Inghilterra. Cosa pensano gli esperti della strategia adottata nel 40 dal generale Jodl? All'Accademia di West Point, l'attacco alla Norvegia continua ad essere argomento di studio. La Germania era storicamente una potenza di terra, in cui la marina e l'aeronautica non avevano mai avuto un ruolo di grande rilevanza. È comprensibile quindi che i generali dell'esercito volessero conservare le loro tradizionali prerogative di comando. Jodl, però, era molto avanti rispetto ai tempi e aveva colto l'importanza strategica assunta dalla Marina e dalla Luftwaffe. Era veramente un generale moderno. E il generale moderno non si fa scrupolo di pianificare l'aggressione contro due nazioni neutrali. Il 9 aprile 1940 la Wehrmacht attacca Danimarca e Norvegia, un'azione fulminea. L'operazione viene battezzata Esercitazione Weser e modificherà in modo decisivo il rapporto di Jodl con Hitler. Come previsto, a marina ed aeronautica viene assegnato un ruolo di primo piano. È la prima grande operazione anfibia della storia della guerra moderna. In Danimarca e nel sud della Norvegia la resistenza viene piegata rapidamente. Ma Narvik, l'importante porto strategico nel nord della Norvegia, si presenta come un obiettivo più difficile. La Luftwaffe non può fornire alcun appoggio alla marina. 10 cacciatorpediniere tedeschi con a bordo 2000 cacciatori delle Alpi procedono tra i fiordi a nord del circolo polare artico. Al corpo degli alpini della Wehrmacht è stata risparmiata la lunga marcia tra i ghiacci norvegesi, ma navigano stipati come sardine. L'incubo finisce quando sbarcano finalmente sulla terraferma. Un marinaio ricorda bene l'atmosfera di quei giorni. I cacciatori di montagna correvano come lepri. Sarebbero volentieri tornati a casa a piedi, piuttosto che salire di nuovo su una nave. Avevano sofferto un terribile mal di mare e una volta tornata la calma, sparite finalmente le onde, erano tornati agili e scattanti. Ricordo che i norvegesi erano lì che aspettavano gli inglesi e rimasero sorpresi nel vedere arrivare noi, i Tuske, come ci chiamavano. I tedeschi conquistano Narvik senza combattere. Le navi da guerra restano ormeggiate nel porto, mentre i reparti di montagna assumono il controllo a terra. Poi all'improvviso ecco comparire davanti a Narvik le navi della Marina Britannica. Numericamente superiori, chiudono ogni via di fuga verso l'Atlantico. I 10 cacciatorpediniere sono in trappola. Le riprese effettuate da un marinaio britannico documentano la battaglia disperata delle navi tedesche. 7 cacciatorpediniere vengono affondati, mentre gli altri 3 scelgono di autoaffondarsi. Il relitto del Georg Thiele ancora oggi è un simbolo di quella drammatica battaglia navale. Una granata esplose proprio nel punto dove poco prima eravamo io, il sergente macchinista ed altri. Uccise molti nostri compagni. Io non potevo scavalcarli per fuggire. Era impossibile. Allora ho immediatamente gonfiato il mio giubbotto di salvataggio e sono saltato in mare all'altezza della protezione dell'elica, raggiungendo a nuoto la riva. Ero vestito di tutto punto, perché una volta a terra avrei avuto bisogno di qualcosa che mi coprisse. I marinai e gli alpini superstiti devono riparare fra le montagne, senza rifornimenti, senza la speranza di rinforzi. Per i nazisti, la città di Narvik è subito perduta.
Nel suo quartier generale, Hitler è preso dal panico. C'è il rischio di subire la prima sconfitta. Vuol far ritirare le truppe, se necessario, concordando una via di fuga attraverso la neutrale Svezia. Jodl non è d'accordo. In guerra non bisogna mai arrendersi in modo repentino. I reparti di montagna devono restare e mantenere la posizione. Hitler cede. Gli scontri si protraggono fino a giugno e ovviamente il cinegiornale tedesco parla di una vittoria certa. Il nemico, con le sue truppe in numero nettamente superiore al nostro, tenta di guadagnare terreno, ma i nostri soldati fanno buona guardia e, come già accaduto più volte nelle ultime settimane, gli inglesi vengono ricacciati indietro. La Luftwaffe approfitta delle migliori condizioni meteorologiche per portare finalmente dei rifornimenti. Il 10 giugno 1940 la Norvegia è costretta a capitolare. Un successo dovuto alla tenacia di Alfred Jodl, anche se l'operazione ha una relativa utilità strategica. In generale possiamo parlare di un successo solo perché i tedeschi riuscirono a raggiungere tutti i loro obiettivi fondamentali. La collaborazione fra esercito, aeronautica e marina funzionò molto bene. In un contesto più ampio, però, quell'operazione fu un errore strategico. A Narvik i tedeschi perdettero un gran numero di moderni cacciatorpediniere e a causa di queste perdite si ridusse drasticamente la possibilità di sconfiggere il nemico principale, la Gran Bretagna, realizzando un'invasione dell'Inghilterra. A Narvik si imbarca tutto il ferro svedese che serve alla siderurgia tedesca. Non solo questo, ma poi anche come controllo della costa ha un interesse assai forte per il raggiungimento del mare, dell'Oceano Atlantico, dal mare del nord. Ci pensano gli inglesi, prima ancora che i tedeschi si muovono, quasi contemporaneamente prendono la stessa decisione, credo addirittura nello stesso giorno, che è, mi pare nel febbraio del 1940, e poi mettono in moto questa macchina militare. Quella che arriva prima è la macchina militare tedesca, che appunto effettua uno sbarco lungo tutte le coste, soprattutto a nord, perché quel porto era strategicamente assai rilevante. Gli inglesi arrivano dopo, a giugno la campagna è praticamente finita con il reimbarco delle ultime forze inglesi, perché intanto la Francia è crollata, cioè questo ritiro quel fronte deriva dal fatto che appunto in Francia ormai la campagna è praticamente finita, dunque tutto il quadro strategico cambia e devono pensare la guerra in altro modo di quanto non sia stata pensata fino allora. Il successo nel Mare del Nord regala a Jodl un ulteriore avanzamento di carriera. È diventato primo consigliere militare e d'ora in poi siederà accanto al Führer. Giugno 1940. In sole 6 settimane la Wehrmacht impone una pesante sconfitta alla Francia. Jodl riceve un altro importante incarico: trattare l'armistizio. Il negoziato si svolge nello stesso vagone ferroviario in cui la Germania aveva dovuto firmare la resa nel 1918. Un forte spirito di rivincita aleggia sulle trattative. Signor generale, inutile dilungarsi su obiezioni di natura giuridica. C'è solo da decidere una cosa. La Francia intende continuare la guerra o vuole cessare ogni ostilità? Io posso dirle con certezza che questo documento, nella forma in cui è stato redatto, costituisce una realtà inalterabile, un atto non modificabile in alcun modo. L'Inghilterra, alleata della Francia, deve evacuare le proprie truppe. Jodl esclama trionfante: la guerra è vinta! Non resta che concluderla. Ma Jodl non ha capito i progetti del Führer. Per Hitler il trionfo in Occidente è solo una tappa, la fine della prima fase.
la guerra vera deve ancora cominciare. Nella primavera del 1941 il dittatore è nella sua residenza di montagna a Berchtesgaden. Eva Braun è felice. Da molti mesi incontrare il Führer è diventato un problema. Poco più a valle, in una sede distaccata del Comando Supremo, Jodl già lavora al prossimo piano d'attacco, un'operazione ad alto rischio. Bisogna aggredire l'Unione Sovietica. Nome in codice, Operazione Barbarossa. Una guerra totale, senza regole. Sulla scrivania di Jodl c'è anche il cosiddetto ordine dei commissari. I funzionari politici dell'Armata Rossa devono essere eliminati immediatamente. È licenza di uccidere senza remore morali. Jodl non ha scritto l'ordine, ma l'ha firmato. Con l'aggressione all'Unione Sovietica, la Wehrmacht viene coinvolta definitivamente nei crimini del regime. Commissari, prigionieri, ebrei, saranno uccise milioni di persone innocenti. La maggior parte dei soldati tedeschi non partecipa direttamente alle azioni criminali, ma sono in tanti, troppi, a macchiarsi di questa colpa. Jodl è a conoscenza di questo orrore? So quanto possano suonare improbabili le mie affermazioni, ma spesso proprio la spiegazione più improbabile è quella vera. Nella massima consapevolezza della mia responsabilità, posso solo dichiarare di non aver mai sentito alcun accenno o parola, né di aver letto alcun documento che facesse riferimento allo sterminio degli ebrei. Jodl è il manager militare più importante tra coloro che lavorano a fianco di Hitler. Davvero non sa nulla del vero obiettivo del Führer? Un generale al quale sono dirette tutte le informazioni provenienti dai fronti di guerra? Un ufficiale che ogni giorno passa ore intere a colloquio con Hitler? O preferisce soltanto non ricordare? Ma il nipote di Jodl, Franz von Bullion, ricorda tutto. Nel 1941 a Minsk conosce uno di quei criminali. Gli chiesi cosa ci facesse a Minsk e lui mi rispose: non ci crederai, ma devo uccidere gli ebrei. E io: non ti credo, dimostramelo. E lui: sta a sentire, siamo in estate, non fa freddo. Tu vieni nella foresta con una coperta, ti fai una dormita e al mattino dai un'occhiata a quello che succede. Scavavano dei lunghi fossati. Gli ebrei venivano legati insieme, mano sinistra con mano destra, allineati e uccisi con pistole automatiche o mitragliatrici in modo che cadessero nella fossa. Vivi o morti, arrivava poi il gruppo successivo che doveva gettare della terra nella fossa. Alla fine sparavano anche a loro. A quel punto mi dissi: di questa cosa bisogna informare zio Alfred. Telefonai a zia Irma e le raccontai tutto. Mi disse che ne avrebbe parlato lei con lo zio, che non era opportuno che lo facessi io. Poi zia Irma mi telefonò e mi disse: lui non ne sa niente, dice che queste sono cose di Bormann. Lui non ne sa niente. Dopo la guerra, Jodl dichiarerà che se avesse saputo che Hitler era un criminale, ne avrebbe tratto le dovute conseguenze. Una verità difficile da accettare. Immagini filmate clandestinamente. Nella Danimarca occupata, famiglie ebree si nascondono per paura delle SS. Un documento inedito del settembre 1943.
Jodl annuncia al comando della Wehrmacht di stanza in Danimarca la deportazione dei cittadini ebrei. Se Jodl non è un assassino, è comunque qualcuno che rende possibili i crimini. Un uomo che aveva una responsabilità di comando come la sua doveva sapere almeno in parte quello che succedeva. Molte cose le ignorava. Se uno non vuole vedere, volta lo sguardo da un'altra parte, ma pretendere che fosse all'oscuro di tutto è solo un'infame ipocrisia. L'esercito tedesco riceve dal comando supremo, da questo cavè, degli ordini che portano la firma di Keitel, che spesse volte portano la firma di Jodl, che riguardano anche il comportamento nei confronti della popolazione civile, il comportamento nei confronti dei partigiani. Questi ordini dicono che appunto si deve adoperare un criterio di brutalità assoluta. Gli ordini si possono applicare o non applicare. L'esercito tedesco li applica con brutalità crescente per quanto riguarda il fronte russo, minore per quanto riguarda gli altri fronti. Se c'è una questione che si definisce ora l'imbarbarimento della guerra, riguarda essenzialmente il fronte russo, dove c'è un qualche cosa in più. C'è la teoria razzista, c'è la pregiudiziale ideologica, insomma i russi sono un nemico diverso dai norvegesi o dagli inglesi o dai francesi o dagli americani. Jodl vive circondato dal filo spinato. Trascorre gran parte degli anni del conflitto nel quartier generale del Führer nella Prussia orientale, la cosiddetta Tana del Lupo. Nel bunker o nel suo alloggio personale avrà più di 5.000 colloqui con Hitler. Un mondo lontano dalla realtà. Una situazione a metà fra il convento e il campo di concentramento, dirà Jodl più tardi. Un luogo dove la coscienza rinuncia al suo ruolo, al suo dovere. È da qui che viene condotta la guerra. Hitler ordina, Jodl consiglia, perfeziona e trasmette alle truppe. Al centralino del quartier generale lavora il soldato Alfons Schulz. Conosceva bene Jodl. Jodl era un personaggio molto introverso, ossessionato dal dovere. A mio avviso, non aveva nemmeno un vero e proprio amico, perché per l'amicizia ci vuole anche una personalità un po' aperta. Lo chiamano il grande taciturno. È rispettato perché ogni tanto osa contraddire Hitler, perché non è un devoto leccapiedi come il suo superiore, il feldmaresciallo Wilhelm Keitel, che Hitler mantiene in carica proprio per la sua cieca obbedienza. Keitel era soprannominato la Keitel ed era veramente un lacchè. Rispetto a lui, Jodl aveva molta più personalità. Keitel era il primo al quale Jodl illustrava i suoi piani. E Keitel rimaneva affascinato dalle argomentazioni puntuali e oggettive di Jodl. Se però poco dopo il Führer sollevava qualche obiezione, Keitel dichiarava di essere stato sempre contrario a quei piani. Jodl, tuttavia, non è felice. Nessuno lo ha mai visto sorridere. Raramente va alla mensa ufficiali. Non ha una vita privata. Nessun contatto con l'amante Luise o con la moglie Irma. Al contrario di Keitel, che telefonava ogni giorno alla moglie, Jodl non aveva mai nessun colloquio di natura privata. Per lui i rapporti umani erano inesistenti. Inverno 1941. Dopo la disfatta della Wehrmacht alle porte di Mosca, Jodl non crede più nella vittoria. Tace e il suo silenzio diventa colpevole.
muove critiche solo dal punto di vista tecnico. Quando Hitler cominciò a prendere decisioni assurde, talmente folli che chiunque avrebbe dissentito, Jodl era uno dei pochi che non diceva signor sì e osava contraddire il Führer. Ma non mette mai in dubbio il senso di quell'inutile massacro. A quanto ho potuto vedere, però, Jodl era uno dei militari di cui Hitler si fidava maggiormente. Estate 1942. La Wehrmacht può ancora annunciare qualche vittoria in territorio sovietico, ma si tratta di un'euforia illusoria. Il Blitzkrieg, la guerra lampo sul fronte orientale, è finito. Anche qui centinaia di migliaia di prigionieri, molti dei quali destinati a morire. Ancora intere regioni devastate, spopolate. Ma l'Armata Rossa non è sconfitta. La controffensiva è solo una questione di tempo e Jodl ne è consapevole. Accoglie con scetticismo il nuovo piano operativo di Hitler per il fronte orientale, conquistare le sterminate regioni nel sud dell'Unione Sovietica. Due sono gli obiettivi da raggiungere: Stalingrado sul Volga, la città che porta il nome del suo grande nemico, e il Caucaso con i suoi giacimenti petroliferi. Jodl e molti altri ufficiali mettono in guardia Hitler dal rischio di disperdere troppo le forze. Ma il Führer non cambia idea e i tecnici obbediscono, vittime di un groviglio psicologico fatto di cieca obbedienza e di insana infatuazione. Anche Jodl cede. Ad agosto la prima divisione dei cacciatori delle Alpi raggiunge il Caucaso. Devono conquistare alture e valichi di importanza strategica. Per la prima volta in questo conflitto, gli alpini tedeschi sono chiamati a combattere la loro guerra in montagna, a 2000 chilometri da casa. Il sottotenente Heinz Heidenreich fa parte dell'avanguardia. Eravamo contenti. Finalmente avevamo lasciato le pianure del Kuban. Dopo aver guadato il Don e attraversato le steppe, eravamo arrivati nel Caucaso. Il nostro era un reparto alpino e finalmente vedevamo delle montagne. Eravamo davvero soddisfatti, ma non sapevamo quello che ci aspettava. Nei filmati di propaganda del Terzo Reich, la guerra in montagna viene presentata come una vacanza sulla neve. Neve d'estate. Dal punto di vista militare, le vette non hanno alcuna importanza. In queste immagini solo i nemici uccisi riportano alla realtà della guerra. Il cinegiornale mostra i reparti di montagna mentre scalano la cima più alta del Caucaso, l'Elbrus. Non viene documentata una guerra sanguinosa, piuttosto un'impresa sportiva. Ma a valle l'avanzata delle truppe tedesche è bloccata. Fino a quando il terreno era sgombro e visibile, ossia fino al valico e poco oltre, procedevamo piuttosto spediti, senza incontrare grandi difficoltà nel piegare la resistenza del nemico. Quando però siamo entrati in quella boscaglia intricata, dove faticavi anche a piazzare una mitragliatrice, lì ci siamo fermati. Se non vedi più niente, non riesce ad avanzare. Hitler cerca di addossare le colpe ai suoi generali. Dice che ai comandanti delle truppe è mancato il coraggio, che hanno disatteso i suoi ordini. Jodl non è d'accordo. Gli ordini sono stati eseguiti alla lettera. Il piano è fallito perché sono state impiegate truppe scarse e mal equipaggiate. I generali nazisti sanno bene che Jodl ha ragione, ma tacciono. Le unità con armamenti leggeri non hanno grandi capacità di resistenza.
Sulla carta, un'unità del genere si presta ad essere spostata facilmente, ma non è certo se sia davvero in grado di portare a compimento l'incarico ricevuto. Jodl fece un'analisi lucida e portò argomentazioni serie. Disse chiaramente che non si trattava di bandierine su una carta, ma di truppe con delle possibilità limitate, e ovviamente aveva ragione. Il Caucaso significa petrolio, cioè cercare di arrivare alle fonti più vicine di rifornimento di petrolio, sottrarlo all'Unione Sovietica e allo stesso tempo aggiungere questa risorsa alle proprie. Stalingrado stessa nasce da questo. Stalingrado è una posizione che serve a proteggere questa avanzata verso sud. In questa seconda metà del 1942 la guerra pensata in questo modo urta contro una resistenza sovietica assai forte, rallenta, mette in crisi i comandi locali, che vengono mutati non a caso, e vede, come dire, forse per la prima volta Jodl scendere in campo in difesa della capacità di questi comandi locali, soprattutto quella del feldmaresciallo von Liszt, che è il capo di questo gruppo di armate, che Hitler accusa di non saper fare la guerra, cioè di fargli perdere la guerra in pratica, e che poi sostituisce. Improvvisamente Jodl cade in disgrazia. Hitler lo aggredisce. Il suo compito è di trasmettere gli ordini, nient'altro. Jodl replica adirato: un generale non può trasmettere delle assurdità. Forse nella tana del lupo sta finendo la carriera di un militare di successo. In vita mia non ho mai visto uno sfogo di collera come quello. Da quel giorno non scese più a mangiare. Le riunioni strategiche preliminari non si tennero più nella mia sala delle carte, ma negli alloggi del Führer. Il Führer non mi strinse più la mano, anzi, praticamente mi tolse il saluto. Tramite il feldmaresciallo Keitel mi fece sapere che sarei stato sostituito dal generale Paulus non appena questi avesse conquistato Stalingrado. Ma a Stalingrado la sesta armata del generale Paulus paga le conseguenze dello scellerato piano d'attacco voluto da Hitler nell'estate del 1942. Jodl conserva la sua carica. La sua posizione non è delle migliori, ma è rispettata. Dopo la crisi, a maggio del 1943, Jodl va alle terme di Bad Gastein. L'unica vacanza durante tutta la guerra. L'ultima insieme alla moglie Irma. Sono sposati da 30 anni. Irma è gravemente malata. Aveva una tubercolosi vertebrale che da tempo le procurava forti dolori. Ma non ne parlò mai con noi. Alla fine, forse, si confidò con il marito. Irma Jodl viene operata a Königsberg, non lontano dal quartier generale di Hitler. È la vigilia di Pasqua del 1944. L'operazione riesce, ma in quella stessa notte gli inglesi bombardano pesantemente la zona. La donna viene trasportata nel rifugio antiaereo, ma si ammala di polmonite. Luise von Benda, l'amante di Jodl, si precipita a Königsberg. Alfred l'ha voluta vicino a lui. In punto di morte, Irma prega Luise di sposare Jodl. Ma la perdita della moglie rende il generale ancora più cupo e sfiduciato. Si getta a capofitto nel suo lavoro. Deve salvare le sorti di una guerra, ormai persa da tempo. Nella sede del partito a Monaco tiene un discorso davanti ai Gauleiter di Hitler. I ponti alle nostre spalle sono tagliati e ormai al popolo tedesco non resta che avanzare. Nel grande cuore del Führer, l'infinito amore per il suo popolo è fatto anche di severità.
E il suo ottimismo riesce a tenere in uno straordinario equilibrio le oscillanti fortune della guerra. Quello che talvolta ad un osservatore superficiale può sembrare un'incomprensibile sottovalutazione del pericolo, si basa in realtà su una perfetta conoscenza del rischio. Giugno 1944. Gli alleati sbarcano in Normandia. Ha inizio l'operazione Overlord, la più grande operazione militare di tutti i tempi. In un memoriale diretto a Hitler, Jodl scrive che continuare a combattere è una follia. Alla sua denuncia, però, non segue nessuna azione. Un generale non può fare politica. Altri tenteranno di fermare Hitler, mettendo a repentaglio la carriera, la vita, il futuro delle loro famiglie. La bomba del 20 luglio 1944 manca il suo obiettivo. Hitler è illeso. Jodl viene ferito alla testa. Considera i congiurati dei traditori. Il 20 luglio è stata la giornata più nera di tutta la storia tedesca. Chi perde la speranza può sempre togliersi la vita, ma deve comunque tener fede al proprio giuramento. Alfred Jodl, l'antico avversario del nazionalsocialismo, è ormai definitivamente soggiogato dalla follia hitleriana. In un memoriale Jodl aveva ricordato a Hitler che ormai era impossibile cambiare le sorti della guerra. Ma si fermò alla denuncia. I fatti furono una scelta di von Stauffenberg. Decise di uccidere Hitler e mise la bomba. La disfatta militare del Reich provoca milioni di inutili vittime. Gli ultimi 12 mesi di guerra provocano tra i tedeschi più morti, civili e militari, di quanti ce ne siano stati nei 5 anni precedenti. Un generale può permettersi di chiudere gli occhi davanti a questa tragica realtà? 7 marzo 1945, nei pressi di Remagen, gli americani conquistano un ponte sul Reno. È un altro importante successo militare. In quello stesso giorno, Jodl sposa Luise von Benda, la foto delle nozze. 5 settimane più tardi, l'armata rossa è alle porte di Berlino. Luise deve lasciare la città con un aereo diretto in Baviera. Dovevo decidere se lasciare mio marito e i miei genitori o restare a Berlino con Alfred. Mio marito mi disse: se arrivano i russi, domattina al più tardi sarai alla Lubyanka, il terribile carcere sovietico. Io stupidamente speravo che per noi potesse ancora esserci un futuro. Non sapevo dove né quando, ma ci credevo. Ero troppo stanca per fare una scelta. Tutti quei bombardamenti, le notti senza sonno, svegliati almeno 3 volte. Alla fine eravamo solo degli automi. Luise Jodl abbandona Berlino a bordo dell'ultimo Junker 52. Mentre i soldati sovietici già avanzano nelle strade della periferia di Berlino, suo marito ordina ai suoi uomini di resistere ad oltranza. In questo momento è necessario mettere da parte ogni prudenza sulla sorte della popolazione. Nel bunker sotto la cancelleria, la fine è vicina. Il senso della realtà è completamente perduto. Jodl scrive a sua moglie Luise con toni di mistica esaltazione. È come la battaglia degli Ostrogoti sul Vesuvio. Hitler dice di voler trascinare nella disfatta metà del mondo. Jodl non si oppone, anzi dirama ordini che condannano a morte sicura soldati già da tempo sconfitti. Il generale non accetta la resa. Abbandona il bunker, vuole continuare a combattere alla periferia di Berlino. Il 29 aprile 1945, Jodl riceve l'ultima chiamata dal bunker. Hitler si informa sull'esito del contrattacco alle porte di Berlino. Un giorno dopo si toglie la vita. La notizia della morte del dittatore sconvolge Jodl. Solo ora comprende che non ha più senso continuare a combattere.
cessano i suoi appelli per la resistenza ad oltranza. Maggio 1945. Per ordine del grande ammiraglio Karl Dönitz, successore di Hitler, Jodl vola al quartier generale degli alleati a Reims. Ha ricevuto l'incarico di tentare di rinviare il più possibile la resa. In questo modo i soldati e i profughi tedeschi riusciranno a raggiungere i territori occupati da americani e britannici, evitando di finire prigionieri dei russi. L'accoglienza è gelida, ostile. Eisenhower rifiuta di incontrarlo. Eisenhower non lo considerava un suo pari grado e non gli riservò alcun gesto di cortesia. Lo ricevette solo dopo la firma della resa e gli comunicò che lo avrebbe ritenuto responsabile dei risultati delle trattative. Se la Germania non avesse rispettato gli accordi, a quel punto Jodl sarebbe stato punito. La radio americana segue l'evento in diretta. L'atmosfera è tesa. Entrano i tedeschi. Il volto di Jodl è come una maschera funebre, pietrificata. Nei 5 anni trascorsi al fianco di Hitler, ha imparato a dissimulare ogni emozione. Jodl firma la resa. Alle 2:45 del mattino viene apposta l'ultima firma. Il Terzo Reich, che un tempo ha stupito il mondo, crolla tra lacrime e sangue. Ma ecco il momento più drammatico. Il generale di corpo d'armata, Alfred Jodl, chiede al generale Bedell Smith di poter prendere la parola. Parole che non destano l'interesse di nessuno. Con questa firma, il popolo tedesco e la Wehrmacht si sono arresi incondizionatamente al vincitore. Negli oltre 5 anni di questa guerra, i tedeschi hanno sofferto e lottato forse più di qualunque altro popolo della terra. Nella presente circostanza, posso solo esprimere la preghiera che i vincitori si mostrino clementi nei loro confronti. I vincitori restano muti. La guerra voluta dai nazisti è costata 50 milioni di morti in tutto il mondo e Jodl ricorda solo le vittime tedesche. Ubbidienza acritica, una guerra insensata, ottenebramento della ragione. Colpe attribuibili a tanti tedeschi. Ma la responsabilità di Jodl è un'altra. Ha avuto modo di conoscere direttamente le vere intenzioni di Hitler. E per questa illusione ha sacrificato anche i dubbi che nutriva inizialmente. Maggio 1945. Alfred Jodl viene arrestato insieme ai responsabili del governo Dönitz. Jodl non ammette alcuna colpa. Per 5 anni ho taciuto, limitandomi ad ubbidire. Non ho preteso niente per me, ho solo lavorato. Sono stato un soldato ubbidiente che ha sempre tenuto alto il proprio onore. Incredulo e indignato, il manager militare di Hitler siede sul banco degli imputati a Norimberga. È accusato di essere uno tra i principali criminali di guerra. Esprime tutta la sua rabbia, scrive: «Si è mai visto che il capo di Stato Maggiore di Napoleone venga sottoposto al giudizio di un tribunale?» Un pubblico ministero gli chiede se fosse rimasto indifferente sul numero degli ebrei deportati dalla Danimarca. Non aveva nessuna importanza per lui? Non è esattamente così, ma sarebbe la dimostrazione che era una questione politica con la quale non ho nulla a che vedere. Credo di aver già dimostrato quale fosse la mia posizione in merito al problema ebraico. Il pubblico ministero sovietico è Lev Bezymensky. Sarà lui ad interrogare Jodl. Nelle sue dichiarazioni sottolineava di continuo di considerare Hitler effettivamente un genio, dotato anche di grandi doti come stratega militare. In quei giorni erano davvero pochi i tedeschi tanto coraggiosi da dire quello che pensavano realmente.
Nella sua cella, Jodl passa intere ore a scrivere memoriali di difesa. Spera in una condanna mite. A sua moglie racconta un sogno recente. Mi era venuta nostalgia delle nostre montagne. Sono volato sul Königssee e sono arrivato nell'angolo più tranquillo dell'Obersee. Non avevo mai visto la terra così piena di bellezza e capivo quanto potesse essere doloroso andarsene. Sentimenti che non ha mai provato per le vittime della guerra. A Norimberga sua moglie si adopera per la difesa del marito. Quando seppi che la sentenza era stata rinviata di una settimana, ripresi di nuovo a sperare. Alfred si aspettava una condanna detentiva, ma credo che in fondo la condanna a morte per lui sia stata una liberazione. Le condizioni di vita nella cella, le tante umiliazioni subite, l'avevano talmente prostrato che non avrebbe resistito per altri 20 anni. Gli ammiragli, ad esempio, sono stati scarcerati dopo 10 anni. Ovviamente per me sarebbe stato meglio. Io lo avrei aspettato senza problemi. Ma mi rendo conto che per un uomo che amava la libertà, per un grande scalatore, la prospettiva di dover vivere così a lungo in una cella sarebbe stata davvero insopportabile. Norimberga, 12 ottobre 1946. Luisa incontra per l'ultima volta il marito. Nella sua cella, Jodl le detta un saggio su Hitler. Si è comportato come si sono comportati tutti gli eroi della storia. Si è fatto seppellire tra le macerie del suo regno e delle sue speranze. Perciò lo giudichi chi può farlo. Io non posso. Beh, qui compare una parola che, insomma, ci turba. Quest'uomo è a 2 giorni dal capestro, 2 giorni di tempo. E ancora giudica quello che era il suo comandante supremo come qualcuno che ha fatto di tutto, e soprattutto lo giudica come qualcuno che non poteva fare altrimenti. Ora qui il legame primigenio fra non solo Jodl ma tutti gli ufficiali usciti traumatizzati dalla sconfitta della prima guerra mondiale e Hitler, che promette loro un ritorno impossibile ovviamente a un passato di vittoria, ritorna fuori dopo tutto quello che è successo. Cioè, su cataste di morti che si sono aggiunte a quelle della prima guerra mondiale, c'è un ufficiale di professione tedesco che ancora crede che l'unità dello Stato e del comando militare sia qualche cosa da salvare ad ogni costo. E dunque Hitler, come capo militare e capo di Stato, fa quello che si deve fare, cioè combatte fino alla fine, anche se questo comporta una rovina totale non solo di chi gli è intorno in quel momento, ma insomma del popolo tedesco che vede prolungata un'agonia, e di chi combatte il popolo tedesco che vede prolungata un'agonia allo stesso modo. Nessuna parola di pentimento, nessun giudizio di condanna. Bisogna reggere ciò che cade. È il fatale patto di fedeltà che lega gli scalatori che salgono in cordata verso la vetta. Un patto che Alfred Jodl ha rispettato fino all'ultimo giorno. Obbedire è stato davvero il suo credo, la sua pseudo giustificazione? I giudici di Norimberga lo condannano all'impiccagione. Monaco, 17 ottobre 1946. Militari americani spargono le ceneri di Jodl nelle acque di un piccolo affluente del fiume Isar.